Gloria a Dio, cari nella grazia, sia lodato il nome di Gesù Cristo. Ci troviamo qui in un luogo dove io non mi sarei mai immaginato di condividere la parola del Signore, ma il nostro Dio dice: i vostri pensieri non sono i miei pensieri sono più alti dei vostri, dice l'Eterno. Alleluia, alleluia. Glorioso il nome di Gesù Cristo. Voglio condividervi una breve riflessione, un brano della scrittura dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 14, alla gloria di Dio. Alleluia. Amen. L'argomento sarà molto breve, ma molto profondo allo stesso tempo. Amen. La casa del Padre è in cielo. La casa del Padre è in cielo. Cari fratelli, in questa terra, Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, in questa terra, alleluia, gli uomini hanno costruito tante costruzioni, edifici, templi, chiese, moschee, sinagoghe, ma ti voglio dire, anima che mi ascolti, la vera casa del Padre è in cielo, alleluia, nel regno dei cieli. Amen, alleluia. Dio benedica il popolo giudeo, il popolo ebraico, questi bambini che sono stati qua. Gloria a Dio nel nome di Gesù. Amen. Carissimi, la vera casa del Padre è in cielo. Dicevo, gli uomini hanno costruito tante case, edifici, templi, rifugi, fortezze, costruzioni architettoniche di ogni genere, come qui dove noi ci troviamo adesso in questo altopiano di Masada, a circa 50 chilometri dalla città di Gerusalemme. Nell'anno 70 d.C. Gerusalemme fu invasa dai romani e, secondo una parola profetica del nostro Signore Gesù Cristo e anche dei profeti, Gerusalemme fu distrutta, possiamo dire, fu saccheggiata e il tempio fu raso al suolo. Allora i giudei, gli ebrei, il popolo che doveva adorare, alleluia, Yahweh, Elohim, il Dio della gloria, loro fuggirono. E si rifugiarono, secondo la storia, in questo altopiano di Masada, che è una specie di montagna rocciosa che loro vollero adoperare come un rifugio di protezione dai romani. Ma ti voglio dire, caro che mi ascolti, il nostro rifugio non è un rifugio umano. Il nostro rifugio non sono le fortezze costruite dall'uomo. Il vero rifugio non si può trovare in questa terra. Alleluia. Il vero rifugio si chiama Gesù Cristo. Amen. Oh, alleluia, la roccia eterna. Amen. E io credo che Dio ha permesso e ha voluto che noi fossimo qui a parlare della verità. Questo è un, gloria a Dio, un immenso privilegio, fratelli. Qua dove i giudei si Alleluia. nascosero, fuggirono, furono, possiamo dire, nella confusione, si nascosero per sfuggire dalla morte. Qui stiamo, alleluia, predicando la parola della vita. Andere meshuri kama. Stiamo predicando che la vera fortezza, alleluia, è Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alleluia. Invano si affaticano gli edificatori se l'Eterno non costruisce la casa. Non fare come i giudei ribelli che costruirono queste fortezze. Guarda, fratello, fai vedere queste fortezze per favore. Puoi mostrare questa costruzione? Guardate cosa hanno costruito gli uomini nella loro ribellione. Loro pensarono di costruire queste fortezze, queste architetture, perché secondo loro avrebbero trovato un rifugio. Ma guardate cosa sono oggi queste fortezze: delle rovine. Se tu disubbidisci al Signore, andrai alla rovina. Se tu disubbidisci a Cristo, perirai. Se tu disubbidisci alla parola del Signore, perirai.
perderai la tua anima. Il vero rifugio è la parola di Dio, il vero rifugio è l'Evangelo. Anima che mi ascolti, la vera fortezza è il nome del Signore. Alleluia, il nome del Signore, il nome di Adonai. Alleluia, il nome di Gesù, il nome di Cristo, il nome di, alleluia, Yeshua, alleluia, è la vera fortezza per i nostri cuori. Amen. Non costruirti delle fortezze a modo tuo, non costruirti delle protezioni umane, delle protezioni, delle sicurezze terrene. Tutto finisce, tutto svanisce. Guardate cosa è rimasto qui di Masada, di questa fortezza architettonica. È rimasta soltanto un cumulo di rovine, un mucchio di rovine. Ma se tu credi in Gesù Cristo, resterai in eterno. Amen. Voglio leggere un brano della scrittura. Guardate, questo luogo probabilmente era un luogo di adunanza, dove loro studiavano la Torah. Ma oggi qui stiamo dichiarando, amen, il Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia. L'unica verità, alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù in eterno, la roccia dei secoli. Amen. Alleluia. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, dice il Signore. Alleluia. La sua parola è la vera fortezza. Tu ti devi rifugiare nella parola. Smettila di farti un rifugio a modo tuo, un rifugio umano, una protezione umana. Smettila di vivere nell'inganno. La vera sicurezza è la fede in Gesù Cristo. Vivere in contatto con il Figlio di Dio, vivere in comunione con il Messia, con lo Spirito Santo. Oh, alleluia, Gesù Cristo è la vera fortezza ed è Lui che ci porta alla casa del Padre. Vedete, gli ebrei giudei che fuggirono dai romani si costruirono qui un luogo, possiamo dire, di rifugio, dove loro cercavano di leggere la Torah, ma si sono dimenticati che la vera casa del Padre è nei cieli e che l'unica via si chiama Gesù, il Figlio di Dio. Voglio leggere rapidamente questa parola. Gloria a Dio. Amen. A Dio sia la gloria. Giovanni 14 al verso 2. Alleluia. Il nostro Signore Gesù Cristo dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Alleluia. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù Cristo è andato in cielo. Dopo la sua morte e risurrezione, Gesù Cristo è salito nei luoghi altissimi. Alleluia, nel regno dei cieli, nella casa del Padre. E Lui è andato a prepararci un luogo. Amen. E quei luoghi sono già preparati. Amen. Non come alcuni pensano, che Gesù sta ancora preparando, che gli angeli stanno preparando. No, tutto è pronto. Amen. Tutto è compiuto. Amen. E presto Gesù ritornerà per portarci nella casa del Padre. Amen. Ma soltanto coloro che stanno costruendo la loro casa sulla roccia entreranno nella casa del Padre, nel regno dei cieli. Se il tuo cuore adesso è la casa di Dio su questa terra, il nostro cuore è la casa del Signore, perché Lui vive in noi, tu potrai entrare nella casa del Padre che è nei cieli. Ma se nel tuo cuore non c'è Gesù, se nel tuo cuore non c'è questa sicurezza, questa fortezza, questa fede, tu non puoi entrare nella casa del Padre, perché è Gesù la via che ci porta alla casa del Padre. Ti voglio dire, c'è la casa di Dio nel tuo cuore, c'è la presenza di Dio nel tuo cuore, c'è la casa dello Spirito Santo nel tuo cuore. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo, dove Lui abita. C'è lo Spirito Santo nel tuo cuore. Ma se non c'è lo Spirito Santo,
tu non puoi entrare nella casa del Padre. Perciò assicurati, amen, alleluia, che nel tuo cuore ci sia la casa di Dio, la presenza di Cristo, la presenza dello Spirito. Amen, alleluia. Io ritornerò, dice il Signore, il ritorno di Cristo è vicino. Anche il fatto che noi siamo qui oggi a parlare in questo luogo, Masada, fratelli, per me è un segno profetico. Anche questo, gloria a Dio. Amen. Perché Gesù ha detto che l'Evangelo sarà predicato in ogni angolo della terra, anche qui. Anche se sembra che nessuno ascolta, ma noi stiamo qui dichiarando che Gesù è il Signore. Amen, alleluia. Stiamo dichiarando Jesus is coming. Amen. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Prepare the way of the Lord. Amen. Stiamo lasciando una benedizione. Oh, alleluia. In questo luogo. Alleluia. Padre, vogliamo dire, Signore, salva le persone che vengono in questo luogo. Rivelati a loro. Rivelati agli ebrei. Rivelati, Signore, a ogni creatura. Rivelati con la luce di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, dell'Evangelo. Tommaso gli disse, amen, Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Giovanni 14, 6. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father without me, amen, says the Lord. Amen. L'unica via per arrivare alla casa del Padre preparata nei cieli è Gesù Cristo. Ma non solo credere con la bocca, ma un cuore arreso, con l'ubbidienza, con una vita consacrata a Lui nello Spirito. Amen. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Che la luce di Gesù Cristo, del Vangelo, dello Spirito Santo sia con tutti voi, per la gloria del Signore. Alleluia, alleluia. Grazie Padre. Amen. 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 Gloria a Gesù. Amen.